Buonasera. Rammarico per sconfitta oppure cos'altro? Un commento suo su questo risultato. Ma credo che abbiamo perso un'occasione, come ci è capitato ormai spesso, perché al cospetto di una formazione che mi è piaciuta, che mi piace, l'ho già detto anche in sede di presentazione, che ha calciatori importanti un po' da tutte le parti, ma particolarmente da metà campo in su, abbiamo disputato la gara che volevamo disputare sotto l'aspetto dell'attenzione e della partecipazione. Non l'abbiamo fatto, non siamo riusciti a farlo, forse non era nelle nostre corde oggi farlo sotto l'aspetto tecnico, perché credo, almeno a sensazione, poi lo rivedrò bene, credo che la regina abbia avuto la possibilità di fare molto bene su errori marchiani nostri, cioè situazioni che anche in uscita potevano essere molto interessanti per noi, invece si sono trasformati in molto interessanti per loro, come per esempio in occasione del primo gol, ma come occasione anche nel gol che abbiamo subito nel terzo. Abbiamo dormito letteralmente sul gol del 2-1. Quindi non abbiamo fatto quello che, non siamo riusciti a fare quello che avremmo voluto fare. È vero anche che eravamo, sto parlando di una condizione che è quella tecnica, che era un po', forse non era l'ideale per noi oggi, nel senso che qualche assenza l'avevamo, e sono assenze poi che ti danno qualità, e il calcio si gioca con la qualità prima di tutto. La nostra squadra non disdegna mai la partecipazione, quindi la voglia di fare. Eravamo venuti in questo stadio con l'intenzione di sfidare una squadra forte. Ci siamo riusciti sotto l'aspetto così complessivo, perché le abbiamo tenute in scacco e abbiamo visto una bella esultanza da parte loro al fischio finale. Quindi significa che il comportamento sotto questo aspetto è stato buono, non è stato buono sotto l'aspetto tecnico, come dicevo prima, e qui in qualcosa siamo mancati, e il calcio particolarmente si gioca in questo. È onor del vero, potevamo anche sistemare o cercare di sistemare o sistemarle meglio prima della fine del primo tempo, con l'occasione del raddoppio che abbiamo avuto davanti al portiere. Il portiere è stato bravo, ha parato, però è chiaro, quando sei 1-1 col portiere la speranza è che sia trasformata la situazione. A noi ci succede ormai con consuetudine, quindi non è una situazione occasionale, ma è un refrain. E questo mi dispiace molto, perché poi butti all'aria situazioni che potrebbero essere ideali. Salve mister, intanto sulla difesa a tre, se le è piaciuto questo esperimento, se è venuto a Reggio cambiando assetto proprio per sfidare la regina, o se è stata una contingenza dovuta alle assenze. E su Pettinari, io l'ho visto spendersi molto per tutta la partita, e se è ancora parte del progetto nonostante le voci di mercato. Guardi, sulla seconda parte non mi pronuncio, perché non è mia competenza. Sulla prima parte non è stato un esperimento, perché già domenica scorsa abbiamo giocato così. Siamo stati costretti a cambiare qualcosa, perché abbiamo dovuto portare Diakité un po' più avanti, non avendo Ghiringhelli e non avendo Defendi, e quindi abbiamo rinunciato a qualcosa che si era dimostrato anche domenica scorsa abbastanza consolidato. Devo dire a onor del vero che Diakité, che è il calciatore che mi è piaciuto di più nella giornata di oggi, sia come impegno, come partecipazione, anche come qualità, che non è proprio il suo punto di forza. E quindi il discorso, lo facevo anche prima e siamo sempre lì a ripetere la stessa cosa, non è che un allenatore sceglie un sistema, sì, lo sceglie in base ai calciatori, e se i calciatori non si adattano a quel sistema, è obbligo dell'allenatore metterli nella condizione di esprimerlo, di esprimere la propria qualità. Quindi la scelta è nata in quel senso lì, perché poi
qualche partita fa, avevamo cominciato in maniera diversa, e però ci siamo resi conto che forse la squadra aveva bisogno di qualcosa di diverso, ecco perché è nata questa scelta. Mister, buonasera. Ciao. La Regina solitamente parte sempre forte, quantomeno in casa la prima mezz'ora. Oggi l'impressione è che quantomeno dopo la prima mezz'ora potesse anche stare magari con qualche gol in più di scarto, se non fosse stato per gli errori. Le chiedo se il cambio Koulibaly poi Falletti andava anche in questa direzione, nel senso coprirsi maggiormente a centrocampo, e poi se insomma anche lei è d'accordo che quantomeno la prima mezz'ora sembrava esserci una sola squadra in campo. Riferita alla Regina. Sì, sono d'accordo. Però vedrai, te non ti interessa niente ad andarla a vedere. A me interessa molto, e quindi quando io rivedrò la partita sarà più o meno come dico io. Perché è assodato che la Regina ha fatto bene, non sto togliendo niente, ma li abbiamo agevolati e quindi... Anzi, ti dirò che mi sembrava una Regina molto preoccupata per esprimere compiutamente quello che riescono a fare benissimo, no? Cioè quello a quale tu accennavi. Perché noi come progetto avevamo la possibilità di fargli male o di metterli in imbarazzo subito al primo tempo. Cosa che non ci è riuscita a fare, anzi li abbiamo agevolati perché il primo gol, come ripeto, è una situazione molto favorevole per noi in 2-1, abbiamo dato la palla a loro e poi lì abbiamo preso il gol del vantaggio. Il cambio Falletti, ti ho detto, il calcio si gioca con la qualità. Falletti è un principe per qualità, però se non riesci a esprimerla, allora devi prenderne atto. E allora che fai? Rinunci a un progetto di qualità per mettere quantomeno un po' di quantità. E io questo l'ho visto poi. Ma non è un problema. Falletti rimane sempre un gran bel giocatore che in questo momento è un po' in difficoltà. E quindi è chi ha le responsabilità in mano deve prenderne atto. Ma non è un problema. È il nostro giocatore con più qualità. Mister, praticamente ho notato, forse sbagliando, che quando si abbassavano i ritmi voi salivate in cattedra con grande qualità e ci avete messo in enorme difficoltà. Però è vero che anche la Regina poteva, come diceva lei, vantare diverse assenze, per esempio Santander, Galabino, oltre a Menez. Però le rose sono composte da tanti elementi. Sicuramente lei ha portato una svolta nella Ternana. La domanda è: quale pensa potrà essere di qui alla fine del campionato il vostro campionato, e se può dire anche quello che immagina possa essere quello della Regina? Ma della Regina io l'ho già detto ieri. A me piace molto come gioca, perché hanno tanta qualità davanti, hanno alternative. Quando c'è Jeremy aumenta ancora di più, perché mette qualità ed esalta le possibilità per gli esterni, venendo a giocare un po' più dietro. Gori mi è piaciuto molto oggi, per esempio. Insomma, hanno diverse possibilità per fare bene. La prima parte della domanda, scusa? Legata alle aspettative del suo campionato, cosa pensa che alla fine del campionato della Ternana, visto che ha grande qualità, potrà ottenere? Lei ha fatto riferimento a un aspetto che io ho criticato prima. Lei ha visto qualità, io non l'ho vista affatto. E il calcio senza la qualità è difficile... È difficile da esprimere. Quando ci siamo tutti abbiamo delle carenze, perché ci manca qualcosa, abbiamo degli infortuni fuori a lunga degenza che ci mancano, no? Parlo di Capuano, parlo di Donnarumma, e quindi questi mancano senz'altro, anche come per esempio Capuano è l'unico difensore piede sinistro e non ce l'abbiamo, e quindi dopo deve far giocare un destro da quella parte e togliergli qualcosa. Io non ho visto, la ringrazio perché lei ha fatto un complimento che io non condivido molto, perché è proprio sotto l'aspetto della qualità che critico la mia squadra.